Ciao! Allora, oggi facciamo una bella carrellata di tutti i miei balsamo labbra preferiti del momento. Allora, premesso che il mio preferito in assoluto è e sarà sempre questo del Livre Rocher, quello al cocco. È inutile, io continuo a comprarlo quando è in offerta e lo adoro. Un altro che vi ho recensito tempo fa, ma che è valido, ho trovato, è quello della Vigiverde della Coop. Magari vi lascio nella scheda dove l'ho recensito, perché adesso non ce l'ho a portata di mano, ma ne ho voluti provare molti altri. E quindi, seguendo le varie offerte dei negozi, quando ero in offerta li prendevo e li provavo, e adesso ve ne parlo. Allora, il primo che ho trovato in offerta è questo della Glicemil. Questo è il nutriente con SPF 15 UVA, questo qui bianco. Allora, questo l'ho trovato in promozione a 1 euro, la confezione è un 5,5 ml, ma ho segnato il prezzo perché sono andata da Tigotà e me li sono segnata tutti, a prezzo pieno viene 2,20 euro. Allora, questo è un balsamo labbra che io lo uso da giorno perché col fatto dell'ipotezione da sera non lo userei di certo. Completamente finito. Intanto tutti sono finiti veramente, quindi evito di mostrarveli tutti quanti aperti. Allora, è nutriente, sì, è bello corposo, idrata le labbra sicuramente. E lascia un leggero effetto lucido ma non appiccicoso neanche troppo, però attenzione a non applicare troppo prodotto perché sennò tende a fare quei segnetti bianchi molto antiestetici. Quindi non è tra i miei preferiti sicuramente con fattori di protezione, però 1 euro non è neanche malvagio. Altro balsamo labbra sempre della Glicemil che avevo preso nel periodo che era sempre in promozione a 1 euro, prezzo pieno 2,20 euro. Questo è quello idratante, sempre con fattore di protezione 15, questo blu. Questo, a differenza di quello nutriente, sempre super finito, non mi dispiace perché sì, va bene al fattore di protezione e quindi è sicuramente solo da giorno, ma idrata bene le labbra, è bello morbido, non è appiccicaticcio e soprattutto non ha quella scia bianca che lascia l'altro, quindi anche da portare in borsetta ad applicare durante il giorno senza stare a guardarsi dove lo applichiamo, non è affatto male. Questo quando è in promozione lo ricompro perché mi è piaciuto. Passiamo ora al marchio Leo Crema, anche questo ho trovato in promozione, questo è a 0,99 ma come sempre ho segnato il prezzo, sempre 5,5 ml e questo a prezzo pieno viene 2,50 euro, qualcosina in più. Allora, questo devo dire che mi è piaciuto tanto, ma davvero tanto. E rispetto agli altri, questo ha un profumo di miele che però non persiste sulle labbra, ma è molto gradevole durante l'applicazione. Ah, ve lo faccio vedere meglio questo qui. Comunque, dunque, va bene di giorno e di sera, ne applico uno strato che comunque idrata benissimo le labbra. E alla sera ne applico uno strato un po' più abbondante e la mattina mi trovo le labbra morbidissime. Non lascia scia bianca, questo me lo porto tranquillamente dietro, non le rende appiccicose e non le rende nemmeno lucide. Quindi questo sicuramente è tra i miei preferiti quando è in offerta. Sempre del marchio Leo Crema, sempre a 0,99 in offerta, 2,50 euro a prezzo pieno. Questo è all'olio di argan, questo qui. Questo credo che sia il mio preferito perché mi è piaciuto tantissimo. Allora, è bello corposo, bello idratante, ma comunque non appiccica e non lascia le labbra lucide. Quindi anche applicato durante il giorno, se c'è il vento, comunque sia, non ci si appiccicano i capelli. Ok. Io questo l'ho trovato davvero un passe-partout perché l'ho applicato durante il giorno tranquillamente quando ne ho bisogno. Alla sera, se ne avevo bisogno, uno strato più abbondante e comunque sia, mi trovavo la mattina le labbra morbide con il sole, poi erano belle idratate, non avevano più le spaccature e non hanno le pellicine. E oltretutto, durante l'allergia della primavera, ne applicavo anche un po' sul naso. E non mi si è mai arrossato o spelato, quindi questo sicuramente è quello che ricompro in assoluto.
Ultimo balsamo labbra della Leocrema che ho trovato, questo è quello all'aloe vera, sempre 0,99, è questo qui verde. E come tutti gli altri, l'ho sempre finitissimo. Devo dire che questo è quello che mi è piaciuto meno tra tutti quanti, perché sì, è vero, è bello idratante, però lascia un pochino le labbra appiccicose e lucide, cosa che a me non piace. E poi era molto morbido, non è solo un fatto di perché siamo in estate, perché anche comunque tenuto in zone dove non erano calde e poi con altre balsamo labbra non mi fa questo effetto, quindi solamente questo, ha una formulazione molto morbida. Quindi attenzione a non premere troppo perché fa danni davvero. Sicuramente non è un prodotto che mi porterei dietro in borsetta, fa il suo lavoro sì, ma di questo marchio sicuramente ne ho trovati altri molto più validi. Finiamo la carrellata dei balsamo labbra con uno che è incredibile, ma sto usando, ma non ho ancora finito. Lo so, è incredibile. Allora, questo è quello della CN, quindi quello del Lidl, questo qui. Non so se ce ne sono altri, perché io sinceramente ho trovato solo questo. 4,8 grammi di prodotto, prezzo pieno 0,89, quindi buon prezzo. Allora, devo dire che non mi dispiace affatto. Idrata, lascia le labbra morbide, va bene da applicare durante il giorno, non appiccica, non le lascia lucide. Secondo me fa il suo lavoro. Devo dire che non mi esalta proprio più di tanto, però comunque sia, quando non ci sono altri in promozione, questo a prezzo pieno, perché no? È un buon prezzo, poi si porta dietro tranquillamente in borsa, si applica durante il giorno, mi è piaciuto, insomma. Allora, questi erano tutti i balsamo labbra che ho provato nel periodo e che in sostituzione al mio amato del Livre Rocher, questo al cocco, che oltretutto sto usando. E possono, mi sono piaciuti o possono andare bene. Fatemi sapere se ne avete altri da consegnarmi, sempre tra i prodotti comunque low cost. Considerate che questo che io amo, 1,95 a prezzo pieno, 1,50 quando è in offerta. Quindi voglio restare sempre col prezzo perché io davvero li mangio, li uso tantissimo durante il giorno, in borsetta, la sera, sempre. Quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e vi sono stata utile. Come sempre mi raccomando di mettere un like e di iscrivervi al canale così non perderete le prossime recensioni. E mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!